per questo che non ti ho detto di venire. Ma tu il fidanzato ce l'hai? Ce l'ho, sì. È un ragazzo di Milano. Però adesso è un po' che non ci sentiamo. Mi sa che si è messo con un'altra. Ma sei sicura? Ma è meglio così, sa. Perché sennò mi toccava pure sposarlo. E io invece voglio vivere da sola. Come zia Adele. Come te. Che ne sai che vivo sola? Si vede, non porti la fede. Mica esiste solo il matrimonio. È vero, non sono sposata, ma questo non significa niente. Scusa, ma che ti sei offesa? Ma no, che non mi sono offesa. Forse sto diventando una zitellona. È buffo, ridi. Non ci avevo mai pensato. Lo vedi? A forza di non credere al matrimonio, ecco che cosa ti capita. Anche io voglio essere una zitellona. Come te. Mica è tanto difficile, sai. Se vuoi ti spiego come si fa. Vedi, funziona così. Innanzitutto prendi un uomo. Ma non un uomo qualsiasi. Uno di quelli che hanno il complesso di essere uomini. E ci vai a vivere insieme. Ma attenzione a certe condizioni. Perché sei tu a dettare le condizioni. Lui è troppo timido, fragile, indifeso. Ecco, l'unico conveniente è che questi uomini hanno spesso una madre. Ma non una madre qualsiasi. Una madre ingombrante, possessiva. Una che ti dichiara guerra fin dal primo giorno. La prima battaglia con questa madre, sta tranquilla, la vinci tu. Ma solo perché per lui rappresenti la bellezza, la giovinezza, la sua libertà. E dunque, dove ero rimasta? Ah sì, le condizioni. Le condizioni sono due. Niente matrimonio, niente figli. Ma per il resto, stessa casa, stessi libri. Stessi amici, stessi film. Anche lo spazzolino da denti diventa lo stesso per tutti e due. Guarda che funziona, sai. Funziona davvero. Perché si vive stretti stretti, uniti contro la paura della libertà che sta sempre in agguato. E così ci si ritrova un giorno dopo l'altro a guardare la porta di casa che resta aperta. Ad aspettare questo piccolo miracolo che succede ogni sera, quando ci si ritrova insieme. Senza nessun contratto, senza programma. Quest'amore qui è un imprevisto. Un meraviglioso imprevisto che può durare anche 10 anni. Fino a quando un giorno tu scopri che lui nel frattempo si è messo con una molto più giovane di te. E adesso è lì che aspetta un bambino. Ma non finisce qui. Magari finisce qui. Perché lui ritorna, sta tranquillo. Ritorna. E viene a piangere da te. Perché tu adesso, senza rendertene conto, sei diventata sua madre.